Fondi Italia con Lucia Scardoni, ci troviamo in quel di Forni Avoltri. Per la prima volta intervista da sposata, Lucia. Esattamente, la mia prima intervista da sposata. Lo inquadriamo, che dici? Ecco. Inquadriamo anche il marito. Beh, è stata un'estate un po' particolare per te fin qui. Sì, è stata un'estate direi bellissima per me perché appunto ho incoronato un grandissimo sogno, quello di sposarmi, che insomma è la mia felicità. E poi comunque la preparazione è proseguita bene, mi sono allenata in caserma e sono stata molto tranquilla e quindi diciamo che va tutto bene, sono felice. Come sta andando questa preparazione in caserma? Hai scelto, insomma, una soluzione un po' particolare anziché allenarti con il resto del gruppo della nazionale? Sì, esattamente, ho scelto per l'estate almeno di allenarmi appunto con col gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e ti dirò che mi sono anche, cioè, mi sto anche divertendo, sono la veterana, la vecchia, siamo due giovani, quindi mi diverto anche il fatto che mi prendono un po' come esempio, poi comunque anche a confrontarmi con loro, con gli allenamenti, mi stimola. Ti è mancata però un po' Greta. Vabbè, dai, quello sì. Sì, però insomma ci sentiamo sempre, quindi poi adesso ci saranno mo anche molte più occasioni per rivedersi, dato che anche settimana prossima saremo entrambe sullo Stelvio, quindi ci sarà anche occasione di allenarsi assieme. Ah, questa quindi è una cosa positiva, poi un pochino anche vedere, un po' fare un po' il punto della situazione anche sugli sci. Sì, esattamente. No, infatti c'ho anche voglia per quello di tornare sugli sci, dato che anche la mia stagione si era interrotta prima a causa del Covid, quindi dai, ho voglia di tornare sulla neve. Obiettivo per la stagione? Vabbè, insomma, è sicuramente sempre quello di confermare i risultati dell'anno scorso, dico sempre anche di migliorare. Insomma, è due stagioni che riesco ad andare in finale, è arrivato un sesto, un quinto posto. Insomma, sognare si può sempre sognare, quindi ovvio che mi piacerebbe qualcosa di più, però insomma rimango con i piedi per terra e penso ad allenarmi bene e ad essere determinata e poi quello che verrà, verrà. Una curiosità, te lo chiedo oggi, poi non te lo chiedo più durante la stagione. Ti vedremo, cioè quella di Pechino può essere nel caso di qualificazione, ovviamente, tutto, l'ultima Olimpiade? Oddio, non so. Penso di sì, perché insomma ho una certa età, quindi la vedo ancora cioè, molto lontana pensare di allenarmi per altri 4 anni fino al 2026, quindi penso che insomma le guarderò dal divano o dal campo gara, ma come tifosa, quelle in Italia, non da atleta, insomma. Una curiosità, la tranquillità familiare, no? Un po' ecco, esserti sposato così, ti può aiutare anche nell'ambito poi dello sport, anche in questi anni magari già so che ti seguiva anche nelle competizioni. Sì, sicuramente è comunque una sicurezza, mi mette serenità, tranquillità, comunque sapere di avere accanto una persona, che è appunto anche mio marito adesso, che mi segue, che mi dà forza, che condivide comunque anche uno sport, che insomma sono anche tanti giorni via da casa, e insomma avere il suo sostegno per me è stato fondamentale e lo è tuttora. Poi lui cerca sempre di venire cioè, nei weekend quando può a farmi il tifo e quindi mi dà ancora più forza. Sì,